tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Sventata rapina nel centro storico di Fano, denunciato un 47enne. C'è una pensione da fame, questa è la realtà. L'ospedale unico si farà a Pesaro, Ceriscioli ammette la partita limitata a due siti, Muraglia e Fosso 6 ore. Francesco De Gregori sarà a Fano, il noto cantante terrà un concerto a luglio in piazza 20 settembre. Fra poco, dopo il TG, torna in diretta Primo Cittadino con il sindaco di Fano, Massimo Seri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Questa sera apriamo il nostro telegiornale con un'operazione portata a termine dalla polizia che ha denunciato un rapinatore di gioiellerie. L'uomo è stato bloccato mentre tentava di scappare a bordo di una moto con la targa contraffatta. Un rapinatore evaso dagli arresti domiciliari, probabilmente per mettere a segno un altro colpo nel centro storico di Fano. I suoi piani però non sono andati a buon fine perché è stato fermato dalla polizia che era in servizio per effettuare alcuni controlli di prevenzione dei reati. L'episodio è accaduto nei giorni scorsi quando le autopattuglie della squadra mobile del commissariato fanese hanno intercettato in via Mura Auguste una potente moto marca Honda con la targa sospetta. Infatti le lettere e i numeri non risultavano a rilievo come previsto, ma erano piatti. Alla vista dei poliziotti, l'uomo si è dato alla fuga partendo ad alta velocità e attuando spericolate manovre per divincolarsi nel traffico cittadino, ma è stato raggiunto e bloccato nella rotatoria della Liscia. Si tratta di un 47enne residente a Napoli, noto alle forze di polizia perché già coinvolto in episodi di rapina a danno di rappresentanti orafi e gioiellerie in varie zone d'Italia. Gli agenti lo hanno denunciato in stato di libertà per aver circolato alla guida di una moto munita di targa falsa. Inoltre non aveva la patente che gli era stata revocata nel 2000, era privo della copertura assicurativa e la revisione del mezzo era scaduta. Per queste ragioni gli sono state levate svariate multe per un totale di circa 5.000 euro. Le indagini però non sono concluse perché non si può escludere che l'uomo, con l'eventuale aiuto di un complice, stesse per consumare una rapina. Infatti, come riporta la polizia in una nota stampa, la tecnica utilizzata dai malviventi specializzati nel settore consiste nell'attendere i rappresentanti orafi all'uscita delle gioiellerie per poi seguirli a bordo di motopotenti e sottrargli le borse contenenti preziosi o aggredendoli fisicamente. Oppure, una volta individuata la vettura della vittima, la prelevano con forza dall'abitacolo e poi scappano a tutta velocità. A sottolineare l'importanza dell'azione di prevenzione delle forze di polizia è il dirigente del commissariato di Fano e vice questore aggiunto Stefano Serena. Abbiamo operato una vigilanza proprio con dei pattugliamenti sul territorio, abbiamo notato il fatto che circolasse questo motoveicolo con una targa falsa applicata sopra quella vera, quella originaria, quindi è il classico modus operandi delle rapine effettuate nei confronti soprattutto dei rappresentanti orafi, cosa già avvenuta a Fano, e quindi abbiamo immediatamente fermato questo pericolosissimo criminale con alle spalle moltissimi precedenti proprio in questo senso, e quindi abbiamo evitato una rapina anche pericolosa non solo per la vittima, la probabile vittima, ma anche per i civili, per gli utenti anche della strada, perché poi c'è una fuga precipitosa a bordo di queste potentissime moto e la fuga avrebbe interessato l'Adriatica. Quindi l'importanza, diciamo, della prevenzione è fondamentale proprio nell'ottica del controllo del territorio. Ed è finito in carcere invece un 29enne di origini campane, l'uomo che trasportava in auto 7 persone, tra cui 4 bambini che non avevano le cinture di sicurezza allacciate, ha minacciato i vigili urbani di Fano che lo hanno fermato in via Roma per un controllo. Il 29enne di Torre Annunziata fin da subito ha tenuto un comportamento aggressivo nei confronti degli agenti, insultandoli e rifiutandosi di rilasciare le proprie generalità. Dagli accertamenti poi è emerso che l'uomo era sottoposto al regime della detenzione domiciliare
domiciliare, dovendo scontare una pena per aver commesso nel 2008 una rapina ai danni di una farmacia nel centro di Fano. Si trovava al di fuori della propria abitazione perché stava fruendo di un breve permesso. Allertato l'ufficio di sorveglianza di Ancona, è stata disposta la sospensione della misura alternativa e l'uomo è stato ricondotto dagli agenti del commissariato nel carcere di Villa Fastiggi. Brutta avventura lunedì scorso per una ragazza di 15 anni che ha imboccato l'autostrada in sella alla bicicletta. Ha messo a repentaglio la sua incolumità e quella degli automobilisti. A finire nei guai lunedì pomeriggio è stata una quindicenne che in sella a una bici elettrica ha imboccato l'autostrada dal casello di Cattolica percorrendo l'arteria per diversi chilometri in direzione sud. Grazie alle segnalazioni arrivate alla centrale operativa della Polizia Stradale sono intervenuti gli agenti di Fano che in breve tempo sono riusciti a localizzare l'imprudente ciclista. L'hanno bloccata e messa in sicurezza in una piazzola all'altezza di Gradara. La minore, priva di documenti e non in grado di comprendere la lingua italiana, è stata soccorsa e condotta al comando. La ragazzina era arrivata da pochi giorni dal Brasile per una visita al padre, residente da diverso tempo a San Giovanni in Marignano. Durante l'assenza del genitore, la giovane ha approfittato della bici elettrica a disposizione per visitare le zone limitrofe alla città, tanto da raggiungere e imboccare l'autostrada senza rendersi conto del grave pericolo a cui sarebbe andata incontro. Per fortuna, la vicenda si è conclusa solo con un grosso spavento. La partita è limitata ai due siti, Muraglia e Fosso Seiore. Lo ha ammesso il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, che oggi è intervenuto sul nuovo ospedale Marche Nord. Le due aree, spiega, si trovano a 3 minuti di distanza l'una dall'altra e le altre proposte, quindi compresa Chiaruccia, si sono dimostrate più divisive. Ieri, ha aggiunto Ceriscioli, la maggioranza ha votato compatta una risoluzione che invita la giunta regionale a concludere celermente il percorso per individuare il sito in cui verranno concentrate le attività oggi sviluppate su 3 presidi. Si terrà conto, ha ribadito il presidente, di un confronto con gli enti locali, ma qualora non si dovesse raggiungere un'intesa, sarà la regione a scegliere in modo autonomo. Forti piogge sono in arrivo sulle Marche nella giornata di domani. Lo prevede un avviso di condizioni meteo avverse diramato dal Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile, valido dalle 6 alla mezzanotte di domani. I temporali colpiranno in particolare il settore settentrionale della regione. E adesso torniamo a parlare delle pensioni. Ieri in un servizio vi abbiamo fatto vedere i dati che sono emersi da uno studio condotto dalla CISL di Fano che mettono in evidenza l'aumento delle bollette e delle tasse locali. Oggi Lino Balestra ha chiesto per noi il parere della gente. Sentite. Un'indagine dei sindacati dice che le bollette telefoniche, delle utenze comunque e le tasse comunali uccidono la pensione delle persone. Quindi, insomma, è un'analisi giusta. Posso sì, perché noi abbiamo lo 0,80, una delle tasse più alte, Fano e anche dei paesi limitrofi. E d'altronde chi è che percepisce una pensione da fame, questa è la realtà. E io sono a tutela di questa gente che non può arrivare alla fine del mese. Noi lo vediamo perché operiamo sul suolo pubblico e noi vediamo qual è l'andazzo di questa gente che fa fatica a arrivare alla fine del mese. Bisogna dargli una mano, non bisogna, io non voglio discriminare nessuno, ci deve essere dell'equità. Che voce importante sono nel capitolo mensile? Direi che è una delle voci più importanti, perché col mangiare più o meno uno si arrangia, per il resto ci sono da pagare, bisogna pagare. Chi ha la pensione minima è più in difficoltà. Quindi... Penso proprio di sì, perché io vedo che non ho una gran pensione purtroppo, però faccio fatica. Beh, io adesso devo dire a fine mese ci arrivo perché sto con mia sorella, per cui dividiamo le spese e poi fin dove c'è si spende, dove non c'è faremo a meno. Lo Stato non ci aiuta in nessun modo. Sempre peggio. Sempre. Insomma, le pensioni non bastano, si fa fatica. Ma senz'altro, perché nonostante il petrolio sia sceso e poi l'energia costa sempre tanto, no? E anche le tasse comunali non vi danno una mano. Ah, il comune non ne parliamo. L'immondizia. Si sopravvive a malapena. Diciamo che è un paese che ci succhia, no? Il
6 di giugno era il giorno in cui avevamo nella media nazionale finito di pagare lo Stato. Beh, probabilmente non è il 6 di giugno, ma sarà, tenendo conto di tutte le tasse, anche il 6 di luglio, se non il 6 di agosto. Quindi è una strozzatura, diciamo, terribile. La roba è aumentato e la pensione è sempre quella, praticamente con l'euro ci hanno proprio buttato a terra. Si fa fatica. Si fa fatica, sì, 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 è così, non c'è niente da fare. Il Grande Fratello ci ammazza. Siamo sotto, siamo del gregge da mungere. Quando l'altro è finito, boh, lo vedremo. E il Messaggero lascia le Marche. Dal 4 luglio prossimo la testata chiuderà la redazione di Ancona, che dall'anno scorso garantiva anche l'uscita delle edizioni di Pesaro e delle Marche. Ne dà notizia il SIGIM, il sindacato dei giornalisti marchigiani. La decisione, si legge in una nota, era ormai attesa dopo la presentazione del piano di rilancio del Corriere Adriatico, altra testata della carta girone editore, che sarà venduta in abbinata alle cronache nazionali del Messaggero, con un nuovo formato, nuova grafica e rilancio delle cronache locali anche in provincia di Pesaro e Urbino. Cambiamo argomento perché è aperto il bando per svolgere il servizio civile con l'Africa Chiama. Sarà un'occasione unica di crescita, di arricchimento personale e professionale, rappresenta uno strumento efficace per diffondere la cultura della solidarietà e della pace tra i popoli. Si tratta del servizio civile organizzato con l'Africa Chiama, la Onlus fanese che dà questa opportunità a 8 giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni. Il bando dell'Ufficio Nazionale è aperto e la scadenza per l'invio delle domande è alle ore 14 del 30 giugno. 4 saranno appunto i giovani che potremo impiegare attraverso il servizio civile nella nostra sede di Fano, mentre 4 saranno quelli che potranno partire per un'esperienza all'estero, in particolare 2 in Kenya e 2 in Zambia. È un'opportunità importante e anche un'opportunità lavorativa, perché comunque i ragazzi riceveranno un compenso mensile, che quindi è un'esperienza dove loro potranno fare tante attività e allo stesso tempo ricevere un piccolo compenso. Nell'ambito dei servizi sanitari invece l'associazione sta lavorando da alcuni mesi all'avviamento di un servizio di accompagnamento agli stranieri in collaborazione con l'Asur Marche e alcune associazioni del territorio. E questo è perfetto. Facilitare l'accesso appunto da parte delle persone straniere ai principali servizi. Ci sarà la presenza di alcune mediatrici linguistiche e culturali presso il Palazzo di Vetro, e affiancando soprattutto i servizi della ginecologia, dell'ostetricia, della pediatria. E sarà un importante, diciamo così, beneficio secondo noi sia per la comunità straniera ma anche per tutta la nostra collettività, perché ovviamente fare in modo che tutte le persone del nostro territorio abbiano un migliore accesso alle cure sanitarie poi porterà dei benefici in generale a tutta la collettività. E domani sera alle 21:15 al Bastione San Gallo di Fano si terrà lo spettacolo inchiesta Ruanda di Marco Cortesi e Mara Moschini. L'evento si inserisce all'interno della manifestazione intitolata Se vuoi la pace, prepara la pace, promossa dall'Università per la Pace, l'Africa Chiama e la Sala della Pace Caritas di Fano. L'iniziativa ha l'obiettivo di riflettere, raccontando e ricordando il genocidio iniziato nell'aprile del 94 che ha prodotto nel giro di 100 giorni quasi 1 milione di vittime. L'evento è gratuito. E in caso di maltempo si terrà l'auditorium del centro pastorale in via Roma a Fano. Buone notizie per i fan di Francesco De Gregori, perché l'artista italiano il prossimo 19 luglio terrà un concerto in piazza 20 settembre a Fano. Allora, un concerto di un peso e un'importanza all'altezza di Fano arriva finalmente qui nella piazza. Arriva a Fano Francesco De Gregori, che credo sia il cantautore in questo momento, di tradizione, amato da tantissimi. E arriva in piazza, una piazza che quest'anno ospiterà 3 concerti importanti. Ricordo il primo della Rossini, il 17, che eseguirà le colonne sonore di Guerre Stellari, poi appunto De Gregori con il suo album di grandi successi suoi, ma anche 8 brani riprodotti da Bob Dylan, e poi ci sarà Noah il 22 che inaugurerà la settimana del Fano Jazz. Quindi è una piazza che torna con migliaia di posti, almeno 1200 posti a sedere e altri in piedi, per tutti i cittadini, per tutti i turisti, con un'organizzazione imponente,
a cui collabora in questo caso, sfruttando la disponibilità di un palco che ci viene dato un pochino prima, anche il privato, e quindi un'ottima situazione per la città. Un momento di crescita che potrebbe essere, se le cose vanno bene come ci auguriamo, la ripartenza per utilizzare questo spazio tutti gli anni con eventi che sappiano attrarre un pubblico anche un pochino più da fuori. Inizieranno subito le prevendite e quindi noi sosterremo questa situazione, perché la qualità unita alla popolarità dei personaggi sono quello che vogliamo fare in questa città. Oltre al teatro di tradizione, alla liria che facciamo, al jazz, però c'è anche il bisogno di andare a incontrare un reparto musicale di spettacolo di cui si sente il bisogno. Posti a disposizione e costi e prevendita naturalmente. Allora, la piazza sarà strutturata con una parte di platea seduta e una parte in piedi. La platea seduta si dividerà in due settori, i posti chiaramente davanti verranno 50 euro più diritti di prevendita, quelli leggermente dietro verranno 40 euro più diritti di prevendita, i posti in piedi 30 euro più diritti di prevendita. I biglietti li potrete trovare in prevendita dal lunedì 13, lunedì questo, e ci sarà in pratica un punto prevendita in corso Matteotti 162, dove c'era la vecchia storica sede del CD Ski & Soda, al botteghino del teatro, e nei circuiti Ticket One e Live Ticket. Il nemico è scappato, è vinto, battuto. Dal 9 al 12 giugno invece torna l'ottava edizione di Centrale Fotografia. Allora, cosa vedremo in questo contenitore di immagini, possiamo definirlo così? Sì, quest'anno avremo l'occasione di parlare con due ospiti d'onore, come tutti gli anni fra l'altro, però in maniera particolare quest'anno gli ospiti si duplicano, nel senso che, come suggerisce il titolo dell'edizione, duo, avremo ospiti due coppie di artisti e con loro quindi dialogheremo sia sulla loro ricerca ma anche su come la loro ricerca poi diventi un tutt'uno con la loro vita privata, essendo coppie nella ricerca artistica ma anche nella vita. E sarà molto interessante. Gli ospiti d'onore appunto sono Cuoghi Corsello e Botto e Bruno, artisti italiani di Bologna e di Torino rispettivamente, le due coppie, artisti che però sono di livello internazionale, che espongono nelle principali istituzioni sia del nostro paese che all'estero. E a Centrale Fotografia quest'anno avremo la possibilità anche nella splendida cornice della chiesa di San Pietro in Valle di vedere la mostra Dammi Photobook, ovvero una mostra di libri fotografici realizzati da 51 autori che presenteranno 51 libri opera. Sottolineo opera perché non sono dei libri fotografici tradizionali, sono dei libri oggetto, dei libri in tiratura unica, dei libri molto preziosi dove i singoli autori si sono confrontati in un gioco interessante di utilizzo della carta, delle immagini, dei materiali, dei tessuti che le compongono. Inoltre, nella sagrestia della stessa chiesa di San Pietro in Valle ospiteremo un'installazione molto puntuale e precisa di un artista toscano che si chiama Nico Giovanni Coniglio e che presenterà un progetto intitolato Daniela, ritratto di mia madre, un lavoro molto intimo, molto personale sul rapporto affettivo ma anche di collaborazione artistica con la madre. Inoltre un omaggio all'artista fanese Marcello Diotallevi e una serie di presentazioni di libri che ci accompagneranno nella giornata di domenica, Generazione Critica e un altro volume invece dedicato alla cultura e alla fotografia marchigiana. E fervono i preparativi per Sapori e Motori. L'evento, giunto alla nona edizione, si svolgerà questo fine settimana nel lungomare di Sassonia di Fano. Motori rombanti, buon cibo da strada, birra artigianale, raduni e tanta buona musica rock. Metti tutto insieme ed avrai l'evento che nel fine settimana prossimo monopolizzerà la Sassonia di Fano, che diventerà una Daytona Beach italiana. Dal 10 al 12 giugno va in scena la nona edizione di Sapori e Motori, per la gioia dei tanti appassionati di moto ed auto. Un'edizione questa particolarmente curata e ricca di novità, a cominciare dagli eventi che, vista la vicinanza del mare, contemplano anche l'ambiente acquatico, migliorato inoltre l'aspetto espositivo con tante eccellenze del gusto ed assicurata la presenza delle forze dell'ordine che quest'anno ritornano con i mezzi su cui operano tutti i giorni.
e poi auto d'epoca e le mastodontiche ipercromate auto americane, ma la novità di quest'anno è affidata al cibo da strada, che sarà particolarmente curato vista l'adesione della manifestazione al circuito food truck. Ci saranno diverse attività sia in acqua, flyboard, SUP, paracadutismo acrobatico, oppure ci saranno degli incontri di boss, c'è un'area fitness o crossfit come si chiama ora. Quindi abbiamo cercato di migliorare grazie alla partecipazione di tante persone che lo fanno per professione, ma di altrettanti cittadini fanesi che piace l'evento e vogliono migliorare. Il Consiglio regionale ha voluto sostenere, patrocinare e sostenere questa iniziativa perché mette insieme tante opportunità che ha la nostra regione, a partire dalla gastronomia, quindi i sapori, il cibo e anche i motori, perché non dimentichiamo mai che questa è anche terra di motori e anche, perché no, di piloti, senza mai dimenticare il nostro grande Valentino Rossi. È una manifestazione importante che si svolge in un periodo di bassa stagione e che quindi sarà una opportunità per i turisti che vengono alla manifestazione di scoprire, di vedere, di visitare le bellezze che questo territorio è in grado di offrire. Motori, dicevamo, e quando si parla di motori ed in particolar modo di due ruote, non si può prescindere dalla casa di Milwaukee, l'Harley Davidson, che sarà presente con molti esemplari e la possibilità anche di fare dei test drive. Siamo orgogliosi di partecipare nuovamente a questa manifestazione e con vivo compiacimento vedo che, insomma, nel logo della manifestazione è stata rappresentata nuovamente un Harley Davidson. Per tre giorni quindi l'odore degli hamburger e hot dog si mescolerà a quello della benzina ed il suono delle marmitte a quello delle chitarre elettriche, con il Rock by Virgin Radio con i DJ Toki e Victoria nella notte di sabato. E stasera dopo il TG torna Primo Cittadino con il sindaco di Fano Massimo Seri. Come sempre potete intervenire in diretta telefonando allo 0721 86 14 33 oppure inviando un messaggio anche con WhatsApp al 338 49 68 250. Insieme a Seri sarà presente anche Piero Valori, scelto come sindaco per un giorno. Grazie per averci seguito, torniamo fra poco appunto con Primo Cittadino.